story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Gentili telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento su Telelibera Cassano con lo spazio di approfondimento culturale e poetico Frese e Cullacci. Come ogni puntata, in ogni puntata naturalmente ospiti di riguardo, molti i temi da affrontare, sicuramente dobbiamo proprio in apertura rendere omaggio alla squadra che sta deliziando il calcio internazionale, ossia la SS Lazio. Ecco il perché dell'orologio e della nostra sciarpa portafortuna. Due ospiti di riguardo in questa nostra trasmissione, li presentiamo con ordine. Allora, direttamente dal Madison Square Garden di Corigliano Centro, direttamente anche con il beneplacito di Andrea Agnelli, un cordiale benvenuto a Mastro Salandrino, benvenuto a Frese e Cullacci. Canta Lazio, Lazio che fa piangere e ridere il Napoli, oh mia bella Madonnina, che il miracolo hai fatto, hai cercato di vincere al Milan, che è un figlio che è tu, perché l'altro sono internazionale e hai fermato con rigore, oh mia bella Madonnina, e fai miracoli così. Quanta sei bella Roma, quanta sei bella Roma con i rigori, io avevo previsto e quello è il miracolo che si è visto. Buonasera a tutti i spettatori di Telelibera Cassano e del nostro comprensorio, e un saluto a TLC Sport che ci segue. Buonasera. Ci insegue più che ci segue. Allora, noi a questo punto, per completezza di informazione, citando anche l'articolo 21, 22, 23, 24 e 25 del codice della navigazione, dobbiamo presentare, per naturalmente in rappresentanza dello staff tecnico del Moro di Venezia, il vice di Paul Cagliard, ossia Atos Facincani in double. Ora tra poco spiegheremo perché double. Prego. Grazie Matteo per l'invito. Volevo ringraziare anche Maestro Salandrino. Le sedie ci sono, sono poche ma sono sufficienti. È stato così gentile da accettarmi al suo fianco, e volevo portare un dono a Maestro Salandrino per festeggiare un'altra straordinaria domenica di campionato della Juventus, che è riuscita ad avvicinarsi alla vetta, e questo è comunque è un gesto di grande cordialità che lui, visto che siamo a Frese e Cullacci, da grande sportivo, saprà accettare. Anzi, mi meraviglio che ancora non sta porgendo la mano per accettare il dono, che in genere si accetta sempre. Grazie. A caval donato non si guarda in bocca. Grazie. Non l'apriamo. Il microfono. Non è che c'è la maglia di Zarate per caso, no? Gentilmente offerti da Daniele Campana, che tra l'altro è un altro juventino, quindi... Ci sono i famosi Panzerotti. Allora, visto che abbiamo citato Daniele Campana... Scusate un attimo, Matteo, per completezza di informazione, offerti da Daniele Campana e dall'avvocato Luigi Passerini, che era lì in sostando. Per la par condicio dobbiamo ringraziare e salutare anche la bizzandina del nostro amico direttore, perché mentre squilla il telefono a Paul Cagliard, come potete trovare in questo menu, c'è la pizza maracana, quindi vi invito ad andare a Rossano a mangiare la pizza alla bizzandina e gustare la pizza maracana.
Allora, Mastro Salandrino deve rispondere a Francesco Totti, c'è stato un gesto un po', secondo me, a lei rivolto, ecco, questo dopo il gol, questa esultanza un po' particolare, tutti pensano che è dedicata ai figli, però secondo me qualcosa anche nei vostri confronti c'è. Ma io uso sempre quella tesi che aveva ragione il mister Lippi nella nazionale. Aveva ragione perché è sempre incondotto su tutti i punti di vista. E l'hanno detto anche l'altra volta, non sono io come opinionista a dirle, no. Ma è così, sì. È un po' scorbutico. Ma i veri nomi dei figli di Totti, che no, i nomi e il perché, si può cedere il microfono al vice Paul Cagliard. Visto che comunque credo che nella Sibaritide ci sia questo dubbio, e che ci sia molta curiosità rispetto a questo argomento. Sono due, un maschietto e una femmina. Sì. Sono di Ilaria, non sappiamo se sono di Francesco. Vabbè, mater, sempre certa est. Pater, boh. Comunque, per quello che posso dire è che... Non fare... Ci sono tanti ammucchiati. No, è che negli spogliatoi... Carlo Zamba Cicuerella. Negli spogliatoi accadono cose a volte... inqualificabili, anche perché si sa che tra una doccia di qua, una doccia di là, un bazzarotto di qua, un bazzarotto di là, comunque sicuramente uno si chiama, se non mi sbaglio, Lina, un abbreviativo di Chantalina, e il maschietto invece si chiama Giorgio Ciliberto. Allora, entrando proprio nel vivo della trasmissione, visto che comunque siamo a Frese e Cullacci, volevo chiedere, visto che comunque Atos Faccingani fa parte di una cerchia ristretta di procuratori di alto livello, collabora con il presidente Cosimo Elia e il direttore sportivo, e con il mensile Elf, salute dell'uomo, e con il direttore sportivo Lino Amodio. Fammi parlare. Cosa c'è di vero sul fatto che il nostro centrocampista corigliano Davide Bonparola possa approdare alla camiseta blanca? No, Bonparola lo stiamo seguendo già da diverso tempo. È un ragazzo, un giovane che, oltre ad avere delle indubbie qualità tecniche e tattiche, è anche mentalmente preparato. E vedo che riesce veramente ad assorbire le pressioni che arrivano dall'esterno con grande facilità. Certo, ci sono alcune difficoltà nella trattativa dovute al fatto che lui pretende dei bonus, dei benefit che il Real Madrid non può concedere a tutti. Neanche Cristiano Ronaldo ha preteso di avere il pane caldo tutti i giorni alle 11:30. Insomma, sono cose un pochettino che lasciano perplessi. Però i buoni uffici di Elia forse serviranno proprio per questo. Veramente col Presidente. A noi ormai da una vita, da quando abbiamo fatto quel viaggio in Brasile, noi, diciamo, ci basta uno sguardo, un'intesa, veramente con lui è come con Giampiero Boniperti, una stretta di mano e andiamo via. Perché io ricordo quando andiamo a fare le nostre sortite in Sud America, insomma, ormai al Vasco da Gama siamo di casa, per non parlare poi del Fluminense, che è praticamente la nostra seconda società. Certo che il presidente Lia, capisco che voglia tutelare i suoi giovani, però neanche pretendere tanto, insomma, il pane caldo alle 11:30, il cornetto alle 8:30, lo yogurt da Mario, insomma, sono cose che non è che, cioè, non c'è proprio il tempo tecnico materiale per fare uno yogurt a Madrid, insomma, sono cose un po'. Allora, finge disinteresse perché è in una situazione di classifica inconcludente, con una rosa squalificante, naturalmente, quindi complimenti a questa Juve che delizia le platee. Mastro Salandrino, cosa ci può dire di questo, proprio a riguardo di questo momento d'oro della Juve, cosa ci può dire del prossimo allenatore dell'Inter, visto che Benitez sarà esonerato ad ore? Aveva ragione Zambarrine, che i mastodontico del calcio, io considero sempre i Davidini, queste squadre, e si è permesso di fare quei rigori come l'altra, ma è riversato il fatto. A noi ce l'hanno dato a Roma, ma due rigori negati al Palermo. Poi, ecco, questo è il calcio nostro, o il calcio vero, non so, non sono all'altezza di giudicare, ma si verifica tanto su dei rigori che Zambarrini aveva ragione, perché due rigori ce l'hanno negato al Palermo, bisogna ammettere, da sportivo. Allora, Benitez sì, Benitez no, Benitez forse, ma anche Benitez, insomma, per l'internazionale
non lo godono tanto bene, perché erano abituati sempre con il nostro Mourinho, Musigno loro, che era più affermativo, che eravamo più uniti. Ma ora c'è un po' di disguido, sono affaticato, non le sa prendere nel momento giusto, quindi anche nello spogliatore c'è qualche cosa che non va, che va rifatto, che io sono sportivo, questo lo dico agli interisti. Questo è vero, però posso dire, maestro, che ho parlato con la frangia più esasperata dei boys, con il loro presidente Andrea Magistro, e mi ha rassicurato che vogliono concedere ancora una settimana a Benitez se riuscirà la prossima domenica a cogliere un prestigioso risultato, che significa vittoria e quindi 3 punti, probabilmente la crisi verrà superata, altrimenti ci saranno delle gravi contestazioni capeggiate proprio da Andrea Magistro di fronte alla la Sarem, che è la società presieduta dal presidente Moratti. Pare che vogliono bruciare barili di petrolio in centro di Milano. Avvocato Maggiore, è una perturbazione in Europa, anche Mancini in Inghilterra si trova allo stesso momento come abbiamo qui Benitez, anche lì succede. Mi consenta, però c'è una grandissima differenza, mentre Benitez diciamo ha una calvizie più che incipiente, invece Mancini ha il ciuffo negletto che gli consente anche di sopportare delle critiche anche a volte al di sopra delle righe, perché il ciuffo, come diceva Sansone, gli permette di assorbire tutte le negatività che provengono dall'esterno. Coloro che sono senza ciuffo e quindi anche senza chierica hanno invece maggiori difficoltà, perché tutte le critiche penetrano direttamente attraverso il cuoio capelluto, e sai benissimo che la fascia elastica è quello che è. Ma questo lo dovete dire a Tre Telefono, alla Zingate, che non lo chiede a me, perché l'internazionale Tre Telefono è qui. Ma aspetta, ma Sansone con tutti i sanzonisti, però. Con tutti i sanzonisti. Allora, arrivati a questo punto, credo che sia proprio giunta opportuna a questo punto la domanda fondamentale. Lacri è primo in classifica. Lei ieri ha telefonato ad alcuni esponenti della dirigenza per complimentarsi. Ci può dire la risposta che ha avuto direttamente dal bel paese, così ormai definito il centro austro-ungarico, alle pendici degli Urali? Degli Urali, sopra la Costa Azzurra, sopra, vicino alla vostra proprietà di sopra. Cosa bisogna? Come hanno detto? Andate avanti. E come l'hanno detto? L'hanno detto. Oh, yeah. Insomma, all'altezza, è questo, perché c'ha l'altezza da veramente, che è una squadra che... Ma hanno vinto contro la Bovalinese. Ma sono grandi, grandi squadre poi nel girone che si incontrano in queste piccole... Le tue preferite? Ma le mie preferite sono la Crucoese e Macrociovi. Prossimo avversario della Roma nel girone eliminatorio dell'Europa League. Io ho detto prima nella canzoncina, io non mi esporo un cantante, ma faccio canzone soltanto ai politici e agli sportivi. D'altra parte, Matteo, consentimi anche un'analisi un po' più approfondita, perché andiamo sempre nel qualunquismo con maestro Salandrino. Se il calcio... Questa è un'accusa pesante. Se il calcio corigliano nel comprensorio, a lui tanto caro, è in difficoltà, è perché oggi c'è tutti i giornali i dati della crescita demografica della città, e sono più le donne che gli uomini a Corigliano, quindi è inevitabile che ci sono almeno 1500 persone, 1500 famiglie che non giocano al calcio, che non masticano il calcio, e sono proprio quei 1500 uomini che mancano che impediscono ai nostri pulcini, ai nostri esordienti di farsi la carica dei 1000. Da qui la carica dei 1000, che è a questo punto è necessaria. Bisogna ritornare finalmente alla gallina gallata, che diceva insomma Miraglia. Ecco, fila il discorso, non va una grinza. Io voglio usare un termine. Bravo. Che me l'aveva conservato per la trasmissione di Maracanà. Qua invece siamo ricordiamo, invece frese e cullacci. Sull'urlo di dire. Beh, l'urlo di? Di dirle. Perdone. Allora, 1959, il grande maestro Pasternak disse... Pasternak? Verrà un'epoca che ci sono più maestre che musicisti. Alan Smith disse: abbiamo tanti e tanti e tanti uomini, ma pochi maschi. Il terzo che ho aggiunto io, sì, abbiamo tanti e tanti e tanti politici, ma senza statisti. Ritiro tutto quello che ho detto, Matteo, perché è veramente riportato il discorso ad un alto livello, e veramente mi è sembrato di vedere non maestro Salandrino, ma Gramsci.
ha fatto un discorso che veramente l'ha portato alle stesse altezze siderali dell'Aquila Olimpia che volteggia sull'Olimpico. Ha volato alto. Quando uno vola alto, io lo riconosco, perché questo Alan Smith, Boris Pasternak sono persone insomma degne di rilievo e di rispetto. Secondo me, per comporre la triade bisogna sapere a questo punto la posizione, visto che non nascondiamo nulla ai telespettatori. Quindi c'è chi si mette occhiali da sole, eccetera, eccetera. Sei con Bocchino. Lo devi dire, no. O apriamo la crisi, o sei con Bocchino. No, mi piace No. Allora, Berlusconi fini, come andrà a finire? Questo volevo dire. Tu sei un disonesto. Una fine dei fini, perché a un certo la provocazione, se poi la trasformiamo in un sistema politico, questo piccolo sketch di TLC Sport, poi andiamo proprio alla grande. Insomma, qui c'è un divorzio da parecchio tempo tra Fini e Berlusconi. Ora è arrivato il momento, perché non vanno più d'accordo, ma c'è una certa invidia verso Fini, perché Fini è un grande politico all'altezza, ma è un po' esibizionista, vuole pretendere, lo invidio di più. Invece lui è un grande miliardario, si può prendere tutti i gusti, e le sue cartucce che sta sparando adesso si sta facendo come un personaggio a livello di tanti punti di vista. Si sa, se vuole fare un'icona all'ultimo, anche che non c'è più il nostro Berlusconi, che è rimasto come un Valentino, un Casanova, un politico. Quindi io avevo detto che non abbiamo statisti. Maestro, forse non avremmo statisti, ma Rubio è 1,78 m senza attacchi, non so se mi spiego. Ma questo sono affari suoi, è madre natura che non è che non prospero. Ma è un certo momento si sta. Maestro, 1,78 m senza attacchi significa... No, allora la crisi si può aprire. No, 1,78 m senza attacchi significa, crisi, maestro, no. Significa 1,78 m senza attacchi. Abbia pazienza, significa una cosa. Secondo i prospetti fatti da Charles Darwin nell'evoluzione della specie, che la coscia 3,50. Allora a questo punto o diciamo le cose come stanno oppure non le diciamo proprio. Avete capito cosa voglio dire, maestro? Però voglio aggiungere un'altra cosa, che a letto siamo tutti uguali. Non è altezza o bassezza. Vabbè, ma 1,78 m. Non è il cavaliere d'Italia, quando era, si ha preferito queste. Sta bene, perché è inutile che l'avvocato maggiore ha detto che è alto o un basso. A letto, in quel campo, in quello stadio, tutto uguale. Allora, proprio, ogni regola vale pure, proprio il riferimento, credo che per i telespettatori sia di fondamentale importanza a questo punto sapere un aneddoto secondo me molto importante. Dopo parleremo dell'origine di queste due cravatte che stanno sfoderando in questa nostra puntata di Frese e Cullacci i nostri due ospiti. Allora, questa di Mastro Salandrino è stata regalata da Wayne Rooney, il centravanti del Manchester United, mentre quella di Atos Facingani, quella di Atos Facingani è stata regalata per una double proprio da Sven-Göran Eriksson. Allora, prima di parlare della provenienza di queste due cravatte, nello specifico, vogliamo sapere che cosa è successo con quella donna, affitto, non affitto, perché ci è stato richiesto in diretta, quindi lo dobbiamo accontentare i telespettatori. Io dico la verità, voi mi consigliate. Senza presunzione. Non ce n'è, non è neanche vanità. Non siamo come Fabio Cappelli. Sono andata a prendere un pezzo del bagno che il meccanico non si trova, e sono andata un a Villa. Un flessibile o un fusibile? Non lo so, ma è un... E sono andata a Villa Piana. Al rientro che faceva c'era un camioncino che vendeva i famosi ciliegi, mi sono fermato. Che dice sta Juventus in questo prendese, viene un altro meccanico di Corigliano che sta sposato verso lì. Mastro Salandri, a quanto tempo? Stiamo così, viene una bicicletta con una bella donna, a me mi piacciono le donne. A un certo punto si è fermato con tutti quei coscioli di fuori, ma io non la conoscevo, mi ha detto il meccanico, ma c'è la canuccia, e te lo come ti ha detto? Allora, ma lui era di Brescia, come ti ha detto? Si è preso. Si è preso questo civici, stiamo andando per davanti, il mio lo vende, io parlavo di sport, ha detto, ma sono già adesso cosa te? Il mio lo vende, il mio lo affitto, e poi facciamo il compromesso storico e l'abbiamo fatto. Oppure eventualmente si poteva fare anche un bonifico bancario.
C'è stato il bonifico. Allora, per quanto riguarda la cravatta, vogliamo parlare? Perché no, credo che sia giusto. La mia cravatta è una cravatta doc, perché l'ha indossato un grande operaista e me l'ha data di vero cuore di regalo, e io me lo sono messo. E quando mi trovo a queste condizioni che mi vogliono spottare a fare i bracci di ferro, io indosso questo. Ah, è come se fosse l'arma segreta. Sì. Invece per quanto riguarda la double, no, questa è stata una doppietta fatta dalla Lazio alla Juventus. No, no, una doppietta di Salas, una serata fresca, anche se la partita è stata priva di interessi tecnici a Torino, perché la superiorità era manifesta, però per non offendere, diciamo. Sì, prego, dico. Quanta sei bella Roma, quanta sei bella Roma, questi rigori. C'era il rigore. Quanta sei bella, c'era detto andare. Allora, arrivati a questo punto, credo che sia. Come? I tagliati sono quelli che. Ma perché ce l'hai con noi? Hanno negato i miei rigori. Perché? Allora, noi a questo punto dobbiamo veramente concludere la puntata, perché stiamo sforando Frese e Cullacci, è un appuntamento, ricordiamolo, enogastronomico, poetico, di approfondimenti culturali. Quindi credo che sia necessario a questo punto, con il beneplacito del direttore responsabile della regia esterna 8 di Bad Klein Kirchheim, Giuseppe Piro, passare la linea ad Atos Faccincani per i saluti finali e poi per l'ultima domanda a Mastro Salandrino. No, è chiaro che volevo salutare tutti i nostri telespettatori affezionati che ci seguono anche con estrema pazienza, perché le nostre discussioni sono di un livello particolarmente elevato e quindi comportano un'attenzione, a parte. Un'attenzione e un sacrificio costante da parte dell'ascoltatore. Però, pure il nostro caro 18. Comunque mi era venuto in mente, Matteo, una curiosità, era da parecchio tempo che volevo chiederlo a Maestro Salandrino, perché io ricordo, so benissimo che nel 1962, durante i mondiali in Cile, lui si riuniva con i suoi amici in Germania in piazza e vedeva le partite della nazionale brasiliana. Volevo chiedergli se è rimasto indifferente oppure se ha esultato ad ogni finta che faceva Garrincha col suo famoso doppio passo sull'ala destra. Volevo chiedergli questo perché Garrincha è da sempre il mio giocatore preferito e so che lui ama i virtuosi, infatti è stato un grande appassionato di Causio e di Bruno Conti. E quindi, siccome anche lui ama la destra come l'amo io, Domenghini, scusa, non volevo dimenticarlo, volevo chiedergli se anche lui, diciamo, ha una passione straordinaria per Garrincha, che è diciamo, l'ala destra per Antonomasia. Caro Avvocato Maggiore. Chi per Antonomasia, vicino a Macrocino. Caro Avvocato Maggiore, tu fai troppi agli allunghi. A me il professor Mondo, tuo papà, mi ha detto parla poco e dici tanto. E io ho preso questa lezione. Ma ti piace Garrincha o no? Ma Garrincha sono tanti, questo hai sporberato una pagina storica di ma comunque in Germania era tifoso del Werder Bremen. Sì, Werder Bremen perché è verde come ce l'ho con i verdi. Come i ruoco. Come quelle della Padania. Perché la Lega che ti ha fatto? Oh. Non fare il federalista. Lo dobbiamo fare, un Maracanã, non è più un dialetto. Va bene. Mettiamo per un Maracanã. Va bene. Dunque è partito un virus dalla mia città, è andato a Bergamo. Dopo tanti anni questo virus è andato a Bergamo. Io stimavo tanto quella città Bergamo, ma cosa succede? Si parla sempre della sanità e a noi del sud ci parlano sempre male, non dicono mai le cose buone. E beh, questo virus è arrivato a Bergamo, dove si un ospedale che ha 8 anni fermi, miliardi e miliardi che costa, ma ancora non è finito. Quindi non è quel virus di Bergamo, è il virus di qua che è andato lì. Cassano sì, Cassano no. Ma io sono per Cassano. Ah beh, ma perché comunque per è una Cassano lo Ionio, ecco. E per Cassano come giocatore. Ah, Cassano come giocatore, quindi viva i maleducati. Viva gli indisciplinati. No, ha avuto già una morale che sta incominciando, invece quelle che ancora è Totti che continua a essere sempre la stessa. Allora, io volevo dedicare... Uno può sbagliare, ma si può anche dire... Volevo dedicare questa sciarpata al neo azzurro, ossia il più forte centrocampista attualmente che partecipa al campionato di Serie A, ossia Christian Ledesma, che è finalmente stato convocato in nazionale. Non è italiano, ma gioca in nazionale, quindi tanto di cappello a questo grande campione. Io dico sì, ma fino a un certo punto. Io sono sportivo. Non fare camoranesi. No. un giocatore che... Che non è italiano? Che mi piace, che sono sempre europee, però
Rocco Rocchi. No, è Schneider che io invidio dalla... La moglie ti piace, la signora Schneider. Cattete canusci. Ma no, 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 perché è un, insomma, è un giocatore che ha la... Ci fa tu i capelli a chi? Non ce l'hanno capelli. Il discorso è qui, è un grande, meriterebbe anche il pallone d'oro. Allora, da sportivo. Una sfida per il saluto finale, ve la sentite? Ma che sfida, viste come la lei, non possiamo dire se possiamo fare un brasiliano questo saluto. No, io sono rammaricato che sto omettendo di salutare sempre Catanzaro Caraff, mentre una volta era una presenza costante. Questo è vero, questo è vero. Ma sempre ce l'hai con questo Catanzaro Caraff, poi Sandokan, me le puoi spiegare che cosa sono? Catanzaro Caraff è, perché l'ho sentito dire a lei, che è una ridente località vicino Catanzaro, e quindi questa è una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, perché talvolta frequento Catanzaro e so che gli abitanti di Caraffa, insomma, si rammaricano sempre del fatto di non essere nominati. Per quanto riguarda Sandokan, tutti sanno che nel 77 l'Italia si fermò dinanzi a Sandokan nella prima televisione a colori, quindi diciamo rendiamo omaggio a Sergio Sollima, Adolfo Celi e Carol André. Era semplicemente Kabir Bedi, no? Kabir Bedi è fuori discussione, perché Kabir Bedi è una pietra miliare del cinema. Quello che ha fatto Kabir Bedi non la fa mai Giuseppe Piro quando ammazza il maiale. Non è mai... neanche se ci avvicina Kabir Bedi. Ma può fare un giro battle Giuseppe Piro. Ma no, Kabir Bedi, ti prego. Di tavolo, è una grande porchetta. Allora, Piro, sai come lo chiamano? Anaconda solitaria. Allora, posso fare i complimenti alla squadra di pallavolo di Corigliano, perché sta infiammando di nuovo il pubblico e con una bella vittoria contro la prima in classifica, contro Brolo, per 3-2 ci ha regalato grandi emozioni. Quindi volevo fare i complimenti a tutti i giocatori, soprattutto a... io non ne capisco molto dal punto di vista tecnico tattico, non sono come Atos Facingani, però diciamoci la verità che ci sono Diaz e Spesca, che sono stati due giocatori che a Corigliano li ha portati Mastro Sandrini. Come ha portato? La pallavolo va forte, Matteo, hanno il problema serio del quarterback, ma riusciranno a risolverlo? Allora, aspetta, in 30 secondi, no, non 30 secondi, 5 secondi, chi c'era in quella macchina? Nome e cognome, mo ti voglio, me lo devi fare per favore, proprio. Chi c'era in quella macchina? Ma non lo so, chi no, allora, no, nome e cognome, perché sennò la gente non ci crede, nome e cognome. Nome e cognome. L'hanno fermato. Sì. Nome e cognome, i documenti non l'aveva, chi c'era? E c'era Gallo. Come di nome? Antonio. Antonio Gallo. Poi? Vincenzo Grillo. Vincenzo Grillo. Francesco Vac. Francesco Vac. Cavallo Francesco. Cavallo Francesco. E poi c'era, ma non l'ho detto in termini, me l'avevo detto con i cognomi, e Mario Gallino. E Mario Gallino. E come l'ha detto che le era la polizia? Tutti in caserma. A che cosa abbiamo fatto? Che va a cucciata e quando l'ha portato lì, che si aspettavano, che erano che si fissia. Allora, quando è arrivata la telefonata dall'arma dei carabinieri di Corigliano, dice: sì, che sono i veri cognomi. E se ne sono andati. Questo è tutto il momento. Allora, scusi, ma mi dai un minuto di spazio? Ah, penso stavo dando la fresa io, no? Questa sera è un TLC Sport Ric, perché sono le due squadre che hanno vinto, Leonardo e Guerrieri, e il nostro mister avvocato Junior con la vazziettina. Io ho pareggiato, ma bene, chi ride ultimo. Dite, quindi bene. Da Bogliasco per Frese e Cullacci è tutto. Linea per i saluti finali, naturalmente, ai veri protagonisti di questo nostro intermezzo poetico culturale, Frese e Cullacci. Allora, il saluto di Mastro Salandrino, e vediamo se batti il record. Lui? Sì. Allora lui deve salutare. No, forse è meglio prima, però prima tu. Prima. No, io devo salutare anche io. Buonasera a tutti i telespettatori della Libera Cassano, del Comezzore, del Comezzore, tutto il popolo di Maracanà, grazie. Buonanotte a tutti i telespettatori di Telelibera Cassano e del nostro comprensorio e tutto il popolo di Maracanà. Buonanotte e buon TLC Sport. Ma una frase, sì. Una frase, sì. Una? Ma nel paese delle bugie, la verità è una malattia. E poi i padri della patria non hanno figli. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.